il problema è proprio questo. Il problema è che quel cost intensive delle reti di cui parlava Lisa di Felice Antonio si scontra col fatto che poi, no? C'è qualcosa che si ferma a un certo punto. E quindi ti vorrei chiedere, Saverio Tridico, Vodafone, ecco, quasi il 55-60% del traffico di rete è oggi occupato da video, e la maggior parte di questi video sono proprio degli over the top, cioè di imprese che non spendono un centesimo nell'investimento di quelle reti. Allora, la mia domanda è: come si può trovare un equilibrio tra lo sforzo che gli operatori di telecomunicazioni, che in Europa, è il caso di ricordarlo, da 3 anni sono col segno meno, a differenza di queste cifre di capitalizzazione, quindi è un problema enorme. Ecco, voi avete dei vincoli di regolamentazione molto pressanti, e quando l'altro non ha dei vincoli di regolamentazione gode di un vantaggio competitivo, come si ama dire, senza pari. Voi siete incaprettati con le mani dietro e gli altri possono camminarvi sopra. Sto usando un'espressione cruda, eh? Sufficientemente cruda? Mi sembra che tocchi il senso. Beh, no, io vorrei che poi tu reagissi e mi dicessi: ma cosa hai detto? Ma già l'ho fatto prima, un'altra volta. Ecco, Saverio, io vorrei chiederti proprio qual è l'opinione di un grande operatore come il vostro, che opera non solo a livello nazionale ma su base globale. Quindi voi avete in un certo senso anche quella cultura della globalità e avete poi i vincoli localmente della regolazione. Ma, pronto? Ecco. Cercherò di essere breve anche per poi lasciare la parola al Presidente, al suo intervento. Hai detto, credo che molte cose siano già state dette nel corso della discussione anche di stamani e poi anche a questo tavolo. Il fatto che stiamo vivendo un momento stravolgente della nostra vita è fuori di dubbio, non è un fatto negativo, no? Che sulle nostre reti corra questa immensa, questo tsunami di dati, di contenuti, eccetera. Questo non è in discussione, anzi io credo che oggi la convergenza, se ne è discusso, credo un cenno l'abbia fatto per ultimo il professor Parco, già esiste, cioè, come diceva Sentinelli, i film si guardano sui tablet, la TV ormai si guarda sui computer, ammesso che, come dici tu, ci siano ancora i desktop, eccetera. E mi viene da dire, ahimè, guardando naturalmente in modo parziale a questa vicenda, si telefona anche via internet, no? Dopodiché la trasformazione che sta vivendo la società credo che sia sotto gli occhi di tutti, e i primi straordinari testimonial di questa vicenda sono le nuove generazioni. Adesso qui per definizione non sono rappresentanti in questa sala, ma la cosiddetta generazione millennium, piuttosto che appunto come vengono chiamati digital native, sono i primi a vivere anche nuovi modi di relazione attraverso questo, il contributo che internet e gli operatori che trasportano questa vicenda hanno portato nella nostra società. Dopodiché, quindi da internet, grandi vantaggi, grandi opportunità grazie alla rete, dico grandi vantaggi e opportunità anche per gli operatori di telecomunicazione, perché sarebbe ingiusto non riconoscere che non avremmo il mercato così evoluto anche degli smartphone se non ci fosse stato lo spunto, in fondo non tanto tempo fa, perché l'iPhone è del 2007, in fondo è ieri, se non ci fosse stata appunto questa grande innovazione. Quindi questo non è in discussione. Io credo che ci siano peraltro sullo sfondo anche dei temi, oltre all'opportunità anche dei rischi. Credo che questa vicenda si porti con sé anche temi come quelli appunto della riservatezza, della sicurezza delle reti, di cui io credo noi come operatori di telecomunicazioni possiamo essere invece portatori di valore, e che se non governati, io non voglio dire regolati, in maniera equilibrata, possono anche comportare dei rischi significativi anche sui meccanismi di funzionamento delle società democratiche. Qualcuno prima citava il caso del Nord Africa, ma questa è una vicenda credo che riguarda tutti noi, riguarda anche l'attualità politica del nostro paese attraverso la formulazione di idee politiche che passano attraverso internet. Fatta questa premessa, veramente vado velocemente alla conclusione, vengo al mio tema particolare, al tema delle telecomunicazioni. L'hai detto tu, certamente l'industria delle telecomunicazioni non è in grandissima forma,
E non è un tema solo italiano, è giusto dirlo, c'è un tema di grande frammentazione, dall'altra parte oltreoceano questi grandi operatori sono, in fondo si contano sulla dieta di una mano, sono cinque grandi o quattro o cinque grandi operatori, hanno una forza, una massa critica nella capacità anche pragmatica statunitense di influenzare gli ragionamenti regolatori molto forti. Se guardiamo al panorama europeo e ci mettiamo tutti in fila siamo più o meno 160, no? E qui il numero purtroppo non è un vantaggio. Vorrei aggiungere che in Cina con 1,5 miliardi sono tre operatori soltanto. Appunto. dopodiché questa è un'industria, quella delle telecomunicazioni, che guardando invece al nostro paese ha avuto la forza, se volete il coraggio, ma lo ha fatto perché guardando la concorrenza, di mettere sul piatto del nostro paese 4 miliardi di investimento sulle reti di nuova generazione mobile, quindi l'LTE, in un momento in cui forse no, eravamo nel tunnel, la luce ancora non si vedeva, eravamo nell'ottobre-novembre dell'anno scorso. Quindi gli investimenti ci sono molto forti. Io credo che il tema, e vengo al punto fatto dalla collega di Google, sia non tanto quello di una battaglia di religione, se volete, piuttosto che di singoli giochi di piccolo cabotaggio tra le diverse industrie, ma quello di trovare un sistema che valorizzi il contributo di ciascun operatore di questa industria e che rimoduli la catena del valore in maniera, diciamo, più sostenibile per il futuro. Il punto quindi diventa, è già stato detto, quello di ragionare in un'ottica, qualcuno dice, di una nuova internet. Io non credo che possiamo spingersi così troppo lontano, ma sicuramente quello di far pesare il contributo che gli operatori di telecomunicazioni hanno in questo scenario, anche dal punto di vista regolatorio, e quello che è il vantaggio che portano gli operatori internet, ma all'interno di un quadro che deve essere certamente un quadro di regole. Dunque, scusate, chiudo veramente con una battuta, anche per non rubare spazio al Presidente Cardani, e la mia battuta è, sì, va bene la neutrality, ma se parliamo di neutralità di internet vogliamo anche una neutralità di regole, no? O di principi, come suggeriva il professor Parco, almeno questo. Grazie.